Si chiama Imran Mohammed, classe 1992, viene dal Pakistan. Vive in Italia da quasi 4 anni, alla cooperativa Il Girasole a Firenze. Al momento è richiedente asilo e disoccupato, ma la voglia di lavorare non gli manca. Lo abbiamo conosciuto perché è stato il protagonista di una bella storia, una di quelle che ti fa capire che le difficoltà non compromettono l'onestà. Ieri sera, nel quartiere dell'isolotto, ha trovato una borsa a terra. All'interno c'erano 1.000 euro. Imran non ci ha pensato due volte e ha consegnato tutto alla prima stazione di polizia. Sono fermato e poi prendi e un po' di aperto, vedi dentro c'è soldi, qualcosa, ma non toccare niente, perché questa roba non è mia. Io bisogno, devo dare con la polizia, carabinieri, e poi sono trovato con le Google Maps e c'è polizia vicino. Poi devo andare lì, dare con loro, loro già visto e controllato tutto, vedi, poi prendi il mio documento e è scritto tutto. La proprietaria è stata rintracciata. È una donna che aveva appena prelevato del denaro e che, passeggiando con la borsa appoggiata sul passeggino, non si era accorta di averla persa. I ringraziamenti sono arrivati, ma Imran, che spera di restare in Italia nonostante la sua famiglia sia in Pakistan, cerca lavoro. Ancora non sa esprimersi al meglio nella lingua italiana e per una sorta di appello ci pensa chi in questi anni lo ha aiutato ad inserirsi nella società. Ha fatto dei corsi, forse quello che gli è piaciuto anche di più è stato il corso per mulettista e quindi sì, lui vorrebbe appunto integrarsi in questa città e lavorare come magazziniere o anche nella ristorazione.